E allora sempre in corso la prima frazione, 2 minuti e 08 sono passati, ricordiamo 2 frazioni da 3, ha cambiato costume Chamiso, che ha sempre combattuto con il rosso, adesso c'ha un blu intenso, mentre il rosso l'ha preso lo statunitense Molinaro, che è un avversario assolutamente temibile, 27 anni Molinaro, Frank Aniello Molinaro, quindi le origini sono tipicamente italiane, diciamo pure campane. Visto che Aniello è un nome che si trova solo in Campania, americano con la sua costume rosso contro Chamiso, che però ha un problema, ha il gomito sinistro fasciato, frutto della semifinale che Chamiso ha perso contro l'Azero Asgarov, che poi andrà per loro. Ricordiamo che intanto va a segno e si porta avanti Chamiso 1-0, ma c'è subito la risposta da parte di Molinaro, che scavalca 2-1 quando finisce la prima frazione. 2-1, ricordiamo che si assegnano 2 medaglie di bronzo. Ci sarà la finale per loro, ma ci sarà anche una finale per il bronzo, proprio per evitare troppi combattimenti in uno sport faticoso. Seconda delle due frazioni, dei due periodi, ricordiamo 2-3, situazione 2-1 per Molinaro, 1 per Chamiso Marquez, il nostro combattente, il nostro lottatore. Ricordiamo che la lotta libera, Chamiso punta molto sulle gambe, perché la lotta libera, a differenza della lotta greco-romana, è come dire libera, valgono anche le prese per quel che riguarda la parte bassa del corpo, per quel che riguarda le gambe, come gli atterramenti o i ribaltamenti, cose che invece sono vietate nella lotta greco-romana, dove noi italiani abbiamo una bella tradizione, cosa che invece è minore nella lotta libera, visto che una sola volta si è vinta una medaglia olimpica e risale alle Olimpiadi di Mosca 1980. Claudio Pollio nei 48 kg, adesso siamo sui 65. 2-1 sempre Molinaro. Italia-Brasile. 4 minuti e 20, si deve arrivare ai 6, sempre Stati Uniti avanti, Molinaro 2, Chamiso 1. Vedremo se Chamiso riuscirà a recuperare come ha fatto nei quarti di finale, quando ha ribaltato un parziale di 3-0. C'è l'interruzione adesso dell'arbitro e viene assegnato il punto a Chamiso, dunque situazione di 2-2, arbitro Brackler Scheiner. Quindi tutto aperto, meno di un minuto e mezzo al termine del combattimento, 2 Stati Uniti 2 Italia, finale per il bronzo. Scivola Molinaro, ci prova Chamiso con un abbraccio sempre sulle gambe, siamo sul 2-2, pallavolo ancora Bisantis. Eh sì, perché c'è stata una presa alle gambe di Chamiso, che quindi si porta avanti 4 Italia 2 Stati Uniti a meno di un minuto dal termine. Bellissima la presa di Chamiso, ripetiamo, menomato, una vistosissima fasciatura al gomito sinistro. Adesso prova a recuperare Molinaro quando mancano 45 secondi ovviamente effettivi al termine del combattimento. 2 lunghezze da difendere per Chamiso Marquez e sarà medaglia di bronzo nella lotta libera. Scivola Chamiso, scivola anche Molinaro, pettinatura aggressiva per l'italo-americano. Adesso però c'è Chamiso che prova l'attacco e forse lo mette a segno. 4-2 la situazione, si rialza Molinaro e quindi siamo vicinissimi, 20 secondi al termine del combattimento. Molinaro ancora una volta prova l'attacco, mano in faccia di Chamiso su Molinaro, lo sfida con il suo atteggiamento da guascone, poi la giocata da parte di Chamiso, che riesce ancora a evitare il tentativo di abbraccio, di aggancio, di attacco da parte dell'americano. Molinaro scorre il cronometro, si va fuori dal tappeto, 6 minuti, finisce così e dunque è medaglia di bronzo. Si aspetta ovviamente la proclamazione, 4-3 alla fine viene dato il punto a Molinaro, si attende la proclamazione, ma dovrebbe essere arrivata la medaglia di bronzo. C'è anche la richiesta di prova TV, che in modo molto buffo, diciamo la verità, viene utilizzata dai rispettivi angoli lanciando la mascotte Vinicio sul tappeto di gara, sul tappeto di combattimento. E allora direi di tenere ancora, perché fra un po' c'è la proclamazione, potrebbe essere una medaglia di bronzo la richiesta di prova video da parte dell'americano Molinaro. 4 Chamiso, 3 Molinaro, lo sguardo di Molinaro verso il tavolo dei giudici, qualcuno indica qualcosa per vedere se c'è stato il contatto con il tappeto oppure con il materasso, come lo chiamano. Vediamo che cosa viene
tiene deciso, alzata la paletta con il numero 1, e allora si arriva ancora al centro del tappeto con Chamiso che attende solo la proclamazione e medaglia di bronzo. Chamiso che dunque va sul terzo gradino del podio, lo condividerà con un altro perché si assegnano due medaglie di bronzo, ma Chamiso con il parziale di 5-3 conquista la medaglia di bronzo nella lotta libera. A voi studio. È l'ottavo bronzo per l'Italia in questi giochi olimpici, grazie Bisantis.